Adesso andiamo a Chieri. Chieri punta sugli alimenti intelligenti, quelli funzionali al nostro organismo. Due iniziative per mangiare sano e per far ripartire l'economia, lanciate durante un incontro con scienziati a cui il pubblico non ha smesso di fare domande. Claudia Pregno. Sono arrivati dall'Istituto Nazionale Tumori di Milano, CNR di Pisa, dall'Università Bicocca di Milano, dal Centro Culture Sperimentali di Aosta e relatori che a Chieri hanno incantato 250 persone con argomenti da cui dipende il nostro benessere e il nostro futuro, il cibo. Dalla terra la salute. Il titolo dell'incontro da cui sono partite due importanti iniziative. Esercenti del settore alimentare hanno annunciato la nascita di un laboratorio in collaborazione con il CNR. Faranno testare i loro prodotti, pretenderanno che i campi si liberino dalla chimica per far crescere prodotti sani e vivi, quindi utile a prevenire malattie e mantenerci in salute. È importante questo laboratorio con il contadino, ritorna custode della terra e ritorna a poter lavorare, quindi possiamo creare del lavoro ripartendo dal cibo. Dall'altra parte il contadino che ritorna a curare la qualità del suo terreno, della microbiologia del suolo e dei suoi prodotti. E naturalmente con questa filiera corta, accorciando i passaggi, ecco che possiamo avere anche un cibo per tutti con un costo che è sostenibile. Gli scienziati intervenuti hanno poi costituito un comitato scientifico apartitico per valutare, tutelare e promuovere cibo sano e di qualità intorno a cui si possano realizzare progetti lavorativi per i più giovani e far ripartire l'economia. Entusiasta, il pubblico ha potuto anche assaggiare prodotti di terre non contaminate e godersi le musiche suonate da Anna Parashiv e Suraimis Santana al violino e al violoncello.